proteine, carboidrati, cereali e pesce. Ciao. Ciao. Hai mangiato? No, ancora no. Va che è importante l'alimentazione. Lo so che è importante, infatti volevamo approfondire, però Pier Francesco non arriva ancora, quindi m'ha preso un po' così. Com'è? M'ha preso un po', sì, a volte c'è, a volte no. Io e te possiamo parlare di bistecche, di primi, di cucina, però... Non lo sappiamo, sappiamo che gusto ha, ecco. Gusto, sì, gusto. Vogliamo dire alla gente che lunedì esce... Esatto, volevamo collegare il... Parliamo di alimentazione mica per niente. Un talk, no? Sull'alimentazione che non riusciremo a fare per ovvi motivi. A quanto pare. Dobbiamo per forza ricollegarci al lavorone che è stato fatto in questi 3 mesi di ricerche. Assolutamente. E interviste per una serie di podcast e video podcast, sì. Quindi su YouTube e Spotify, tutte le piattaforme, Google Podcast, eccetera, sì. Che avranno come tema la sostenibilità. Sbarchiamo su YouTube con questa nuova serie di podcast. Sbarchi. Che usciranno il lunedì. Ragazzi, a partire da adesso è avanti, sono podcast un po' più impegnati, quindi sappiatelo, non sono le cagate che facciamo di solito, sono 4 cazzate, esatto, diciamo, esatto. È roba un po' impegnata, non ce ne vogliate se andiamo a discutere di questioni anche abbastanza delicate visto il momento storico, però insomma nessuno qui vuole dare delle certezze perché non ce ne sono, no, neanche ma giudizi, semplicemente sono degli spunti, neanche giudizi, no? Spunti, riflessioni, punti interrogativi, però cose che non tutti sanno, non tutti sappiamo, noi stessi non sapevamo. Degli spunti per cominciare a ragionare, magari aprire una finestra su un discorso che ormai prende un po' tutti. Sono impegnativi, prendetevi magari qualche momento un po' più lungo per seguirlo. Sono sostanzialmente dei piccoli documentari, esatto. Sostanzialmente. Ovviamente non sono i video da 5-10 minuti, però comunque sia, voi sapete che sono lì per sempre. Quando avete voglia di metterli su, magari non so, la sera non sapete che film guardare, mettetevi su qualcosa del genere che può far ragionare tutti, esatto. Anche noi stessi, cioè veramente ci ha cambiato solamente in questi 3 mesi, sì. Facendoli ci ha cambiato un po' il modo di vedere un po' tutto quanto, sì, no? Assolutamente, infatti il tema della stagione del podcast è la sostenibilità. Al momento, avendo fatto i podcast, è un termine che perde un po' di senso dopo averli fatti. Comunque sia, scoprirete tutto guardandoli. Sapete che escono il lunedì sera e poi ovviamente il giovedì si continua a parlare di bici. Certo, poi faremo sempre più roba, senz'altro. Sì, dai, che ci stiamo divertendo anche a farli. Vediamo che un po' di riscontro comincia a esserci, no? Esatto, e se li guardate fateci sapere se vi piacciono il format, magari su quali argomenti vorreste saperne di più. E basta. Alla fine, se ci fate veramente sapere se vi piacciono, se sono interessanti, se aiutano anche a dare degli spunti, beh, il nostro lavoro è stato fatto. È fatto. Senz'altro. E non parliamo soprattutto di biciclette, però parliamo di un sacco di roba interessante. No, non parliamo di biciclette, ma parliamo di natura, di funzionamento della natura. Esatto, di come, e come dicevamo, il fatto che noi andiamo in bici in montagna, no? Certo. La base è mantenere. Parte tutto da lì. Mantenere quel territorio che ci sta a cuore per poi andarci a divertire. Parte tutto da lì, sì. Comunque, ragazzi, buon appetito e che dire. Buon appetito. Ci vedremo la prossima. Buon appetito. Non è più il talk sull'alimentazione. Evidentemente. Ma intanto volevo chiederti come ti sei trovato inizialmente con la Santa Cruz, giusto così a primo impatto, visto che aspettiamo il Piero. Ma ti dirò. Visto che devo fare un test, anzi non è che devo fare, vorrei fare un test un po' approfondito, quindi tenerla un po' qualche mese. Inizialmente l'ho presa un po' un approccio, no? Conoscitivo. E domenica mi sono divertito. Ma che bello. È bella adesso. Oh no, ciao belli! Beh. Spettacolare. Non c'è nessuno. No,
oggi poi l'abbiamo riusata e devo settare un po' le sospensioni, perché ancora un po' c'è da girarci intorno, perché tanto ogni bici non basta montare su le sospensioni tarate per un'altra bici e vanno bene in automatico. Certo. E quindi devo un attimo capire, però quello che è imbarazzante è l'autonomia che c'ha. Abituato magari a pedalare con l'SL, venendo da lì, cioè ti tieni l'ausilio del motore molto basso, fai 500 metri ogni tacchettina di batteria. Quindi praticamente sostanzialmente il fatto che con l'SL ci fai più o meno lo stesso dislivello con le altre, non è che non è vero, è che magari assiste meno, no? Quindi assiste di meno e vai più piano, però è una pedalata diversa. Diciamo che lo Shimano è più 8 con tutte le regolazioni che ha, per dire, ho messo l'ausilio, l'ingresso del motore un po' più basso, che devi spingere un po', e secondo me quello consuma molto di meno, lo fa proprio consumare di meno, e rimane la pedalata un po' più reale. Secondo me è ovvio, il Fazua è il motore più rivoluzionario forse di adesso, ha un'autonomia comunque da pedalare. Il bello della Santa che c'è la batteria più grossa, che comunque riesce a pedalare, ma quando ti sei rotto le scatole è chiaro, puoi andare, esatto. Certo. Quindi però Shimano è un po' quello che più si avvicina. Sì, abbiamo sempre detto, con tutte le regolazioni che ci sono, Shimano puoi fare sia un motore che è un motorino, sia un motore che lo pedali pesantemente fino a quello che vuoi. È bello per quello. Non l'avevo mai tenuta così bassa, però è dovuto al fatto che un mese e mezzo che pedalo con l'SL, ti sei abituato a un certo ritmo di pedalata e riesci a riprodurlo sullo Shimano. Ovviamente la bici è più pesante e si sente anche, è sicuramente più stabile, ma rimane più pesante. Quindi vedremo, staremo a vedere. Sai che c'ha la Santa Cruz? Il flip chip dietro, devo capire bene come funziona, perché lavora sulla progressione dell'ammortizzatore. Ah, quindi se lo giri non cambia la geometria? Esatto, non cambia la geometria, ma è più o meno progressivo. Quindi adesso farò che rimetterò l'ammortizzatore originale, perché quello che ho messo su è scoppiato. E quindi farò un paio di prove, anche perché oggi l'ultima discesa l'ho fatta con tutto chiuso. Devi anche provare una gravel, ti ricordi il fioretto? Devo provare una gravel, però c'è tempo, c'è tutto l'anno. Siamo quasi a metà, La Madonna, quasi a metà, no? Tra tre mesi siamo a metà, quindi siamo a un quarto. Comunque, sì, se volete saperlo, in cima alla classifica si sta bene. Sì, Comunque, se volete saperlo, la classifica è lunga ancora, cioè il campionato è lungo. Questo quindi... senz'altro. Abbiamo fissato il giorno? Di ci giugno sta, abbiamo detto. Sta. Giugno, 21 giugno, estate. Giugno, sì. Oh ragazzi, se qualcuno della zona vuole venire a farsi una Walt Disney Race con noi, abbia inizio. Ci siamo partiti. Ovviamente stiamo migliorando i checkpoint, certo, perché dobbiamo segnarli. Credit Suisse ha fallito, quindi non possiamo. Ci hanno dato i paletti. Gli elicotteri, tutto. Tutti quei soldi che hanno bruciato, cosa gli costava? Dacci un milioncino solo. Ma infatti, cosa? 30 miliardi. Un milione, sai quanti paletti con un milione di euro? Un milione di euro vengono fuori paletti, strisce. No, solo paletti. Tutti in paletti. Costa 2 euro l'uno, quanti sono? Che male. Messaggio gratuito. Ecco, questo è Piero. Pier Francesco, incredibile. Neanche io ho mangiato. Io non so cos'è. Ormai l'ha mangiato. Ma l'ho mangiato. Era buona? È buona, frutti di bosco. Ah, buono. Ciao a tutti. Ciao, buona domenica. Sì, buona domenica. No, perché buona domenica? Buona settimana, sera. Buona settimana. Mi raccomando, va che. Mi raccomando, va che.